Sindaco, lei ha sempre avuto un ottimo rapporto con il sindaco di Milano Sala, però immaginiamo che non le siano piaciute le affermazioni sugli stipendi dei dipendenti pubblici che dovrebbero essere più alti a Milano che al sud Italia. I rapporti ottimi si fondano spesso proprio sulla franchezza degli stessi rapporti, quindi tra l'altro la nostra autonomia e l'essere orgogliosamente meridionale di italiani ci fa dire che le parole di Sala sono parole che abbiamo già sentito Un ritorno un po' e dei che campi Italia. suonano, sì, che suonano male, devo dire, anche di questi tempi, se posso essere sincero. Io non credo che l'Italia può ripartire dalle contrapposizioni, anche perché se andiamo poi a fare un'analisi dei mesi scorsi, Napoli ha visto lungo da sud rispetto magari a chi riteneva che non si dovesse fermare nulla, quando invece era assolutamente necessario fermare tutto. Io penso che l'Italia deve ripartire da un senso forte di unità nazionale e l'unità si fonda sul fatto che se appartieni a una medesima comunità non puoi pensare che un poliziotto a Milano prenda uno stipendio e a Reggio Calabria ne prenda un altro, o un maestro. Questo è qualcosa di medievale, che sinceramente non deve appartenere a chi si propone come protagonista per ricostruire il paese. Ricostruiamolo con l'unità nazionale, con la coesione e con le valorizzazioni delle differenze, altrimenti se incominciamo a spaccare il capello in quattro e a vedere le vere ingiustizie e discriminazioni, probabilmente dovremmo chiedere a Lazzolina da settembre di riscrivere i libri di storia del nostro paese, a cominciare dall'unità d'Italia.